risponde con Wilson, Burini, Avenia, Debs e Piafreddo. Primo pallone proprio per la Popolare Ragusa con Burini che ora è in possesso di palla. Un incontro che si preannuncia quasi come una sfida salvezza, anzi come una sfida salvezza quantomeno per la Zara, che è terz'ultima in classifica, che affronta Fila Biella. La Biella che ha 14 punti e fa compagnia a Ragusa. Intanto c'è stata subito una bomba di Wilson, 3 punti per la guardia di coach Lambruschi. Dicevamo una sfida, una doppia sfida nei bassi fondi della classifica, che sicuramente sarà importante non solo sul punto di vista del risultato della classifica, ma anche per il morale di queste due, di queste quattro formazioni. Fabriano intanto ha cercato di andare avanti con Cambridge, che ha sbagliato un tiro. C'è stata comunque la palla recuperata da Emiliano Benini e quindi ora è Johnny Branch che è di nuovo in cabina di regia, può ripartire con la palla lo stesso Benini. Benini cercava lì, invece serve fuori Cambridge al tiro da 3 punti, la bomba non va e il rimbalzo è nelle mani di Burini. Riparte quindi la Popolare Ragusa con Debs che serve sotto, Wilson che serve sotto Debs, che si gira, spara canestro e mette a segno il primo canestro dell'incontro per lui. 5-0 quindi per Ragusa quando sono passati 1 minuto e 20 secondi dall'inizio dell'incontro. Fabriano subito sotto di 5 punti, ma comunque questo non vuol dire niente. Si riparte ora con numero 7 Burini, che ha commesso fallo su Johnny Branch che era entrato in penetrazione. Ci sarà una rimessa affidata a Dexter Cambridge, scusate, a Steve Bucknell. Serve ora Johnny Branch, da Branch a Emiliano Benini. Vediamo che c'è il fallo commesso da Piafreddo su Geoff Lear, chiamato dalla coppia arbitrale composta da Gian Santi e Sabetta. Primo fallo quindi anche per Piafreddo, secondo fallo di squadra per Popolare Ragusa. È proprio Bucknell che si è presto a rimettere la rimessa come sempre. C'è stato il tentativo di Dexter Cambridge, stoppato, riparte in contropiede la Popolare Ragusa con Burini, che ha servito lo stesso Debs, da Debs a Freddo che sotto canestro appoggia il tabellone. Primi 2 punti per lui, 7-0 per la Popolare Ragusa. Il tipo fabrianese incoraggia la Zara, già 7 punti da recuperare dopo meno di 2 minuti di gioco. Comunque Bucknell ora che cerca Benini, da Benini lo stesso Bucknell che solo può andare a tiro da 3 punti e il professore trova la bomba. Primi punti dell'incontro per Fabriano ad opera di Steve Bucknell, 3-7. Ora è Burini che va anche col tiro da 3, la bomba non va, è una mattonata, il rimbalzo è di Benini. Si riparte con Johnny Branch, da questi ancora Bucknell che palleggia sul piede di Donato Avenia, ma l'arbitro ha visto piede di Steve Bucknell e quindi ci sarà una rimessa in zona difensiva per la Popolare Ragusa, che effetti in questo momento con Burini, da Burini che ha scambiato con Wilson. Ora quindi è sempre Burini in possesso di palla, schema numero 1 per la formazione di Lambruschi. Palla Avenia, che da questa è la quarta partita che Donato Avenia sta disputando con la maglia di Ragusa, un acquisto sicuramente di qualità quello della ex Roma. Si riparte ora con Fabriano in attacco, Lear che per poco non trova il canestro più fallo. Sfortunato in questo frangente il centro di Fabriano, Geoff Lear, che sta alternando prestazioni di un certo livello ad altre sicuramente da dimenticare. Così è stato per esempio nella prima partita in assoluto disputata qui a Fabriano per incontro con Trieste di 2 domeniche fa, mentre altre volte non si può dire certo che Geoff Lear abbia stupito per tenacia e voglia di combattere sotto canestro. Comunque sbagliato il primo tiro libero, Geoff Lear soffrirà ora di un altro, e anche su di lui che bisognerà puntare se Fabriano vorrà veramente inserirsi in una situazione di classifica più consona a quelle che sono le possibilità di una formazione nata, vale la pena ricordarlo, per entrare tra le prime 5 posizioni a detta del presidente Antonio Ninno. È stata una penetrazione sbagliata da Wilson, Fabriano riparte in contropiede ora con Bucknell che serve Cambridge, da Cambridge assist per Benini che però per poco non perde palla, cerca di recuperare il pallone, lo fa servendo Bucknell che recupera la grande, e quindi Fabriano di nuovo in attacco con 15 secondi da giocare.
da Benini, lob per Cambridge sotto canestro, appoggia al tabellone, i primi due punti dell'incontro per Dexter Cambridge. Per il pivot delle Bahamas sono ora 6 i punti dell'incontro, diciamo primi due punti per il pivot delle Bahamas in questa partita. Ora Avenia marcato da Benini, Avenia va al tiro e mette a segno un bel canestro, primi due punti anche per Avenia. 6-9 il punteggio quando sono stati disputati 3 minuti e mezzo di gioco. Ora è Rear che cerca di... trova un bel canestro Geoff Rear, bel movimento, prima spalla a muro, poi si è girato, quindi appoggiato al tabellone, il terzo punto personale. Burini in possesso di palla, cerca la penetrazione, non trova il canestro, il rimbalzo è di Cambridge, c'è qualche battibecco tra Cambridge e Pigliafreddo. Comunque si riparte ora con Bucknell che ha ricevuto da Benini, Bucknell sotto canestro, serve fuori Branch che prova la bomba, parabola altissima, non va, ma c'è il rimbalzo in attacco di Geoff Rear e quinto punto per lui, miglior realizzatore dell'incontro fino a questo momento Geoff Rear. Sembra che oggi sia in una delle sue giornate, sì. Ora è Wilson che è a porta avanti suoi, serve Debs, il tiro di Debs infrange sul ferro e il pallone nelle mani di Steve Bucknell. Su Bucknell c'è Burini, cambia Bucknell con Cambridge che entra in area, serve, poi cerca lo stesso Bucknell ma c'è l'intervento in difesa di Burini, quindi sarà una rimessa in zona d'attacco per Lazzara Fabriano Basket. Fabriano che ora conduce di un solo punto dopo il 7-0 iniziale messo a segno da Ragusa. 19 il punteggio, 15 minuti e 15 secondi a termine del primo tempo. Benini ora possesso di palla, palla per Rial che finta il tiro e commette infrazione di passi, quindi palla persa per Fabriano in attacco. Ci sarà una rimessa per Fabriano. Allora Massimo, sono passati 5 minuti di gioco, punteggio assolutamente pari 10-9, però c'è stata una buona partenza di Ragusa. Sicuramente questa è una squadra molto, molto dura, è difficile giocare contro di loro perché hanno dei giocatori bravi, molto bravi, compreso anche, vedete che sui secondi tiri loro si trovano sempre, vanno sempre in mazzo d'attacco, tutti, compreso il playmaker che adesso ha preso la palla. È difficile giocare contro di loro, però noi i primi due minuti forse non eravamo pronti per partire a giocare subito, dovevamo ancora avere altri due minuti di riscaldamento. Adesso ci siamo portati sulla parità, abbiamo preso due buoni rimbalzi in attacco, abbiamo ricevuto subito due falli importanti che sono, secondo me, poi alla fine contano come punti finali. E ecco, tranquillamente giochiamo anche uno contro uno perché è difficile difendere contro di noi, come del resto succede per il contrario. Dobbiamo avere pazienza, l'inizio della partita è stato un po' così. Ci siamo svegliati un po' nella partita, però non eravamo pronti. Adesso abbiamo ricominciato a giocare come due domeniche fa in casa. Ringraziamo il coach Massimo Cerini per il commento. Si riparte, quindi nulla di fatto in termini di canestro in questo momento, il periodo senza cronaca. E Fabriano comunque corre in attacco con Bucknell che va a cercare la penetrazione. Cioè, commette però fallo di sfondamento su Wilson, quindi canestro non valido, fallo in attacco invece per Steve Bucknell ed è il primo fallo di Bucknell, il primo fallo in assoluto della Zara. Zara con una sola penalità contro le 5 già messe a segno dai giocatori della Popolare Ragusa, tra cui 3 di Pigliafreddo. Un fallo a testa invece per Wilson e Burini. Ora è il numero 6, il numero 7 Burini che è in possesso di palla, scambia con Bonsignori. Bonsignori ha servito fuori Debs, ma poi c'è stato il pallone recuperato da Rear quando Debs ha servito male i suoi compagni di squadra. C'è il lob di Bucknell per Cambridge, su Cambridge il fallo di chiamato da Avenia. Anche se giustamente sì, l'arbitro assegna il fallo a Debs che era il vero autore del fallo. Cambridge soffrirà quindi di due tiri dalla lunetta. Sta per partire la prima parabola, va fuori,
Fabriano ha già sbagliato due tiri liberi, non sta tirando benissimo dalla linea. Comunque ora ecco il secondo tiro di Cambridge, fuori anche questo, rimbalzo di Burini, si parte ancora con Depp sotto canestro, c'è la stoppata di Cambridge, il pallone però recuperato lo stesso Depp, c'era forse infrazione di passi del pivot siciliano, comunque gli arbitri non hanno fischiato nulla, quindi quarto punto personale per Debs. Nel frattempo bel canestro in attacco per Fabriano di Dexter Cambridge, 4 punti anche per lui. E ora è nuovamente Burini che porta in attacco la Popolare Ragusa. Burini scambia con Avenia, Avenia va al tiro da 3 punti, la bomba non va, il rimbalzo è di Geoff Rear. Rear scambia con Cambridge, Cambridge con Buckner, Buckner ha superato la metà campo, cerca il blocco di Benini, poi serve sotto in post basso, Cambridge che si gira e subisce ancora il fallo di Brent Epps, secondo fallo per lui, 12-11 per Lazzara quando sono stati giocati 6 minuti e 45 secondi circa di gioco del primo tempo. Si prepara Morena nel frattempo ad entrare in campo, Cambridge mette a segno il suo terzo tiro libero. E ora vediamo, sta per partire anche la seconda parabola, fuori questa, quindi solo 5 punti per Cambridge, 1 su 4 ai tiri liberi per il pivot di per la pivot di coach Bucci. E ora è nuovamente Debs che scambia con Wilson, su Wilson c'è Bucknell, Wilson scambia con Bonsignori, da Wilson poi a Avenia, Avenia serve fuori Bozzoli, ma c'è il pallone recuperato da Steve Buckner che lancia il contropiede, serve Benini, Benini che commette fallo di sfondamento su Donato Avenia, fallo di sfondamento di Benini e quindi rimessa in zona difensiva per Fabriano. Intanto cambio, doppio cambio nelle file di della Zara, entra Forti, esce Benini, ma entra in campo anche Mimmo Morena al posto di Dexter Cambridge. E ora Wilson che possiede la sfera tra le mani in palleggio, serve Burini, scambia con lo stesso Wilson, da Wilson ora al numero 15 Masper, che era entrato in questo momento al posto di Bonsignore in campo. Masper ha preso il posto di Avenia e ora è Bucknell che entra in area, si gira, cerca il canesco, non lo trova, rimbalzo di Bonsignori, riparte Ragusa, 13-11 comunque per Gazzara, una situazione un po' confusionale in attacco per entrambe le squadre che stanno faticando a trovare la via del canestro. Comunque Dubs ora da sotto riesce ad infilare la retina della Zara Fabriano, subisce anche il fallo di Bucknell e quindi soffrirà anche di un tiro dalla lunetta. Vediamo una situazione di 13 pari fino a questo momento, 12 minuti e 5 secondi da giocare nel primo tempo, il tiro libero di Dubs non va, gli arbitri vedono anche un fischio per l'intervento di Burini che era entrato in aria prima del tiro libero, quindi si riparte. Fabriano ora con numero 9 Branch, da Branch a Forti, Forti scambia ora con Morena, Morena con Bucknell, c'è un nuovo fischio però, hanno visto probabilmente è stato fischiato, vediamo un fallo in attacco di Rear, quindi nuova palla persa per Fabriano, non c'è che dire, solo 13 punti a testa per entrambe le formazioni quando sono stati disputati già 8 minuti di questo primo tempo, un punteggio basso dopo la partenza sprint di Ragusa che aveva messo a segno un break di 7-0. Ora è Depp sull'angolo, serve al centro Burini, Burini scambia poi con Masper,
Masper si ferma, cerca il tiro, sbaglia, ma recupera il rimbalzo, ma ancora il tiro, sbaglia ancora il rimbalzo ora di Morena e Branch parte in contropiede. Si ferma, serve lo stesso Morena, la Morena Geoffrey che riesce a recuperare il pallone nonostante la marcatura di Bonsignori. Il pallacanestro si gira, mette a segno i primi due punti, mette a segno, scusate, il settimo punto personale per lui. 15 a 13 più 2 Zara. Masper ora che cerca Borini, da Borini a Wilson, ora nell'angolo c'è Depps che va al tiro da 3 punti, la bomba di Brand Depps, 9 punti per lui, 16 a 15 per Ragusa, più 1 ora per Ragusa, di nuovo in vantaggio. Steve Buckner scambia con Morena, da Morena ora a Forti, Capitan Forti che ha lasciato il posto in quintetto quest'oggi a Emiliano Benini. Buckner cerca la penetrazione, il gancio di Professore, gran bel canesco di Steve Buckner che ci ha fatto vedere tutta la sua classe. Di nuovo più uno per Gazzara, quindi situazione di estrema parità tra le due formazioni. Tentativo in penetrazione di Burini, c'è stato però buon intercetto di Morena che è andato a disturbare l'azione del play di Ragusa e quindi ha palla sprecata in attacco per i siciliani e si riparte ora con Fabriano. Nel frattempo tra le file di Fabriano è rientrato in campo Dexter Cambridge che ha preso il posto di Geoffrey. Branch, da Johnny Branch a numero 13 Buckner che ha cercato con un lob Cambridge ma non l'ha trovato, il pallone è stato recuperato da Depps e Burini lancia ora Wilson, da Wilson a Masper, Masper sotto per Bonsignori ma c'è stato il buon intervento difensivo di Steve Buckner che ha mandato la palla in fallo laterale. Scusate, rimessa dal fondo quindi per Masper, per Ragusa che effettua in questo momento con Masper, da Masper a Bonsignori, Bonsignori cerca Wilson, a Wilson a Burini, Burini scambia con lo stesso Wilson che trova penetrazione subendo il fallo di Steve Bucknell, terzo fallo per Steve Bucknell, problemi di falli quindi è già per Steve. 17 a 16 il punteggio. Wilson ora si prepara a rimettere in gioco, già effettuata la rimessa con Burini, Burini ha passato lo stesso Wilson, Wilson ancora a Burini e poi ha ricevuto lo stesso Wilson che ha servito un bellissimo assist sotto per Nicola Bonsignori che si è primi due punti per Bonsignori. 17 a 18 Buckner porta avanti il pallone, ora servito con Branch, schema numero 5 per Lazzara, sul blocco della lega c'è pronto Benini che prenderà presumibilmente il posto di Steve Buckner. Noi approfittiamo il momento per guardare le statistiche tenute da Angelo Campioni. Fabriano sta tirando con 6 su 10 al tiro da 2, 1 su 3 al tiro da 3 e un misero 2 su 6 ai liberi. Ragusa dal canto suo risponde con 6 su 14 al tiro da 2, 2 su 7 al tiro da 3 e 0 su 1 ai liberi. È entrato Benini come preannunciato al posto di Steve Buckner. Benini proprio ha effettuato la rimessa proprio lui a favore di Cambridge, da Cambridge a Branch. E ora è Branch che palleggia, serve fuori Morena, Morena è libero, può andare al tiro da 3 punti ma la bomba non va, c'è il tentativo di rimbalzo di Cambridge ma Masper con l'aiuto di Burini riesce a recuperare il pallone, già superata la metà campo. Wilson ora dall'altra parte per Bonsignori, tiro da 3 punti di Masper, scusate non era Masper ma Bonsignori, sbagliato comunque, c'è il rimbalzo nelle mani dei fabrianesi, scambio tra Branch e Benini, da Branch ora a Forti, Forti cerca Morena, Morena sotto per Cambridge che non riesce a sotto canestro, pressato dai due pivot di Ragusa non riesce a mettere segno il canestro, c'è palla persa ora però da Bonsignori, Fabriano può ripartire con Branch in contropiede, mette a segno un bellissimo canestro in penetrazione, primi due punti per Branch, time out invece per Ragusa. Ora Massimo, una fase in cui le due formazioni stanno avendo qualche problema in attacco. Beh, sicuramente quello che ho detto prima non lo si vede subito, voglio dire, questa squadra qui è una squadra molto forte o sicuramente più forte nel perimetro, perché tutti che tirano a lontano, poche persone che vanno a prendersi e guadagnare
un fallo, un gioco da sotto, ma anche perché noi effettivamente abbiamo tra Morena, Cambridge e Lear, non contando anche Mamo che può giocare, può difendere su uno vicino al canestro, loro hanno delle difficoltà e preferiscono magari fare un tiro lontano. Fino adesso hanno avuto, credo, delle dischiude percentuali. Noi invece dobbiamo continuare a giocare dentro l'area per continuare a prendere falli e tirare sempre da sotto. È normale che poi su uno scarico, se abbiamo un uomo libero, dobbiamo sgaggiare il tiro da tre punti, sicuramente faremo canestro, perché tutta la difesa sarà concentrata a non far ricevere la palla dentro l'area. I primi quattro tiri di Cambridge sono stati canestri buoni, più tiro libero da dentro l'area. Adesso dobbiamo cominciare anche a tirare da fuori, perché loro sono molto chiusi dentro l'area. Mentre si prepara ad entrare in campo, si prepara ad entrare in campo anche Mark Marvey, comunitario di Fabriano, rientrato proprio per questa partita nelle file di Lazzara. C'è stato un tentativo da tre di Burini sbagliato e gli arbitri hanno comunque visto un'infrazione del numero 10 Dexter Cambridge, e proprio in questo momento Mark Marvey va a sostituire Johnny Branch. Malvedi, diciamo, aveva già disputato parte di questo campionato con Lazzara, le prime 11 partite per la precisione, giocando pochino per la verità, quando la guida di Fabriano c'era Bernardi. E Fabriano era a ricerca disperata, potremmo dire, di un play e di un lungo, non riuscendo a trovare per il momento altri uomini disponibili. Per il momento recuperato Mark Marvey, che si è subito reso disponibile ed è arrivato venerdì nella città della carta e oggi è ora pronto, è già in campo. Quindi un in bocca al lupo a Mark di ritorno qui a Fabriano. È stato un fischio contestato al numero 12 Mark Marvey proprio. Comunque vediamo, continua la serie dei fischi contestati dal tipo di Fabriano. Prima quel fallo di Marvey, ora questo fallo di Morena. 7 falli a 7 di squadra per le due formazioni, è esaurito il bonus quindi da entrambe le squadre. Si prepara la rimessa Masper, effettua a favore di Wilson in palleggio, si sposta, serve ora da Cassi a Debs scambia per lo stesso Cassi dall'altro lato. Ora Wilson finta il tiro, va in penetrazione, c'è la stoppa di Morena, ma la palla recuperata dallo stesso Masper. Da Depsa Wilson è rimasto libero sotto canestro e può mettere a segno un facile tentativo, un facile canestro per Wilson, quinto punto per lui, più un'ora per Ragusa, 7 minuti e 30 secondi al termine di questo primo tempo. Marvey per Benini, da Benini a Cambridge si avvicina sotto canestro e mette a segno. E sono 7 punti anche per Dexter Cambridge, miglior realizzatore della Lazzara insieme a Geoff Lear, ma anche se con 9 punti Brand Debs è il miglior realizzatore dell'incontro fino a questo momento. Proprio Debs è andato al tiro adesso ed ha subito un nuovo fallo dal numero 5 Mimmo Morena. Ci saranno quindi 2 tiri per Brand Debs. C'è un cambio, ora rientra Avenia al posto di Masper. E torna in campo anche Geoff Lear, che va a sostituire proprio Mimmo Morena, autore del fallo su Debs. 21-20, 7 minuti e 9 secondi da giocare. Brand Debs, che è pronto dalla linea per il primo dei due tiri liberi, sbagliata la prima parabola. Certo, non si può dire che le due squadre stiano tirando bene dalla linea. Fabriano ha un misero 2 su 6 e ora con questo altro errore di Debs, Ragusa ha uno 0 su 3, percentuali quindi misere per entrambe le formazioni. Ringraziamo Angelo Campioni per il contributo statistico. E ora c'è l'assist cercato da Marvey per Geoff Lear, che però non riesce ad intercettare il pallone. Zara ora con coach Bucci chiama di nuovo un time out. 6 minuti e 56 secondi a termine. Allora Massimo, continuano queste difficoltà in attacco, punteggio molto basso, merito delle difese o più dei meriti in attacco delle due formazioni? Ma secondo me in questo momento è più merito della difesa,
bene o male loro hanno sempre tirato sotto il decimo secondo in attacco. Questo vuol dire che bene o male la difesa non è stata una difesa di burro, bensì una difesa di dura, più o meno efficace, perché poi dopo alla fine magari difendendo così si trova sempre un varco per dare una palla dentro, per fare un tiro. Però sia noi che loro stanno difendendo molto duro. Loro i primi 10 minuti hanno subito 7 falli, poi forse gli arbitri hanno fischiato qualcosina di troppo nei nostri confronti, però è normale che quando c'è questo squilibrio di falli tra una squadra e l'altra poi si tenta sempre di mediare un po' e ritornare un po' agli equilibri riguardo i falli. Comunque secondo me loro hanno anche sbagliato, di conseguenza è merito soprattutto della difesa. Adesso se riusciamo a fare qualche contropiede di più sarebbe una cosa stupenda, però ancora non riusciamo ad avere questa fluidità che magari 2 settimane fa contro Trieste abbiamo trovato. Sì, nel frattempo con l'ingresso di Mark Marby sul parquet, coach Bucci ha spostato in posizione di guardia Johnny Branch, mentre Forti che a occupare lo spot 3. Fallo fischiato ora Brand Epps, terzo fallo anche per lui, così come Pigliafreddo. Difficoltà di falli quindi per Ragusa con Epps e Pigliafreddo, ma anche Lazzara già con 3 penalità. Vediamo che Brand Epps va a chiedere spiegazioni, ma comunque ora viene sostituito da Pigliafreddo. E ora ci sarà comunque Dexter Camry Gironetta con 2 tiri. Sempre 21-20 il punteggio molto basso, e Cambridge continua a sbagliare la linea, soltanto un canestro realizzato dalla lunetta per Cambridge su 5 tentativi fino a questo momento. E ora va, mette a segno il suo secondo tiro libero della partita Dexter Cambridge, 8 punti per lui, più 2 per Lazzara. Cassi che supera la metà campo marcato da Mark Marvis, cambia ora con Wilson. Wilson ha servito Cassi che era stato lasciato libero dato che Marvis era andato a raddoppiare su Cassi, e comunque c'è stato il tiro da 3 sbagliato da parte di Cassi. E Fabriano riparte con Branch, da Branch a Cambridge in post basso, si gira, però c'è su di lui, disturbato da Donato Avenia, non riesce ad andare al tiro. Ragusa di nuovo in contropiede con Wilson va a appoggiare al canestro, un bellissima azione da parte di Wilson, 7 punti per lui, di nuovo parità 22-22, 5 minuti e 37 secondi a termine di questo primo tempo tra Zara Fabriano Basket e Banca Popolare Ragusa. Ora Liard riceve da Branch a Forti. Forti scambia con lo stesso Liard, è libero, potrebbe tirare, non effettua il tiro, ma serve bensì Marvey che va in penetrazione, scarica fuori per Forti. Forti di nuovo va sotto canestro e subisce il fallo di Wilson. Vediamo che Forti si sta toccando la caviglia. Forse sembra che Forti abbia ricevuto una brutta botta. Bucci si è giustamente arrabbiato, ha dato uno dei suoi famosi calci ai tabelloni pubblicitari. Vediamo che è entrato il massaggiatore a dar man forte a Forti. Bucci non sa darsi pace, la paura per un infortunio evidentemente. Anche il dottor Pompeo, medico sociale della Zara, sta ora sul parquet per vedere di dare una mano a Forti. Si avvicina anche il massaggiatore atletico Titti Moscatelli. Forti comunque continua ad essere dolorante in volto. Massimo, cosa dovrebbe essere successo? Una brutta slogatura? Ma credo che Andrea poi, mentre penetrava, è stato toccato, oppure ha toccato il piede di qualcuno e ha preso subito la storta. Loro adesso si sono rimessi a zona perché trovano difficoltà, non hanno i lunghi sotto canestro per poter parare né a Cambridge né a Lear. Di conseguenza, difendendo a zona, forse speriamo di no, dovrebbero riuscire a tamponare un po' l'attacco. Comunque Benini che ha preso il posto di Andrea Forti è ora in lunetta, primo tiro libero realizzato da Emiliano.
a segno anche il secondo, due punti quindi per Mamo Benini. Si riparte con Wilson, l'autore del fallo su Forti, che sta ricevendo le cure mediche dello staff della Zara. Comunque più due per la Zara, 5 minuti a termine del primo tempo. Monsignori cerca Wilson, ma c'è l'intervento difensivo di Cambridge, e ora è Branch che come al solito è pronto a portare avanti i suoi. Lambruschi si dispera per la palla persa in attacco dei suoi. Benini riceve da Branch, scambio di Benini con lo stesso Branch, su di lui c'è Wilson, sotto in post basso per Cambridge, cerca di girarsi, sistematico il raddoppio su Cambridge della Popolare Ragusa, e comunque questa volta i falli vedono il fallo di Pigliafreddo, quarto fallo per Pigliafreddo, e quindi difficoltà evidentemente sotto canestro per Ragusa. Non è facile arginare un pivot del calibro di Cambridge. E sul blocco della Lega di Ragusa si prepara a ritornare in campo Cristiano Masper, però Cambridge continua a sbagliare dalla linea, e pensare che due domeniche fa a Fabriano la Zara ha rischiato di mettere a segno un record di non poco conto sbagliando un solo tiro libero su 22 concessi. A segno comunque la seconda parabola di Dexter, 9 punti per lui, miglior realizzatore dell'incontro insieme a Brand Epps. Wilson ora che spinge in avanti la Popolare Ragusa, scambia con Cassita, Cassita a Bonsignori, su di lui c'è Geoffrey, all'uomo continua la Zara, servito Wilson che si ferma, fuori per Donato Avenia, Avenia sotto per numero 10 Pigliafreddo che si gira ma sbaglia il tiro. Cambridge riesce a difendersi dall'attacco di pressione del pivot di Fabriano, di Ragusa. Fabriano con Marvi è ritornato in attacco, ora riceve proprio palla Mark Marvi da Emiliano Benini. 25-22 per Gazzara, da Liar a Benini, Benini con scambia con Cambridge, ma gli arbitri vedono un'infrazione del numero 6 Nicola Bonsignori. Primo fallo per Bonsignori, doppio cambio per Ragusa, rientrano Borini e Masper, escono Pigliafreddo e Cassì, mentre Cambridge è di nuovo pronto dalla linea per due tiri liberi, però bisognerà trovare una miglior precisione dalla lunetta. Sono già 12 tiri realizzati, i tiri concessi dalla lunetta a Fabriano, con solo 6 realizzazioni in 50%, come ci ricordano le statistiche tenute da Angelo Campioni. Cambridge ha comunque messo segno ora entrambi i tiri liberi, 11 sono quindi punti per lui. Cambridge sta tirando con 5 su 10 ai tiri liberi e un 3 su 6 a tiro da 2, 0 su 1 a tiro da 3. Ringraziamo ancora Angelo Campioni per le statistiche. Comunque si riparte con Masper che ha scambiato con Donato Avenia, da Avenia a Bonsignori, Bonsignori per Borini, Borini cerca Wilson sotto canestro, Wilson può appoggiare al tabellone e il suo nono punto, quindi si mantiene strettamente legata alla Zara, la Popolare Ragusa a meno 3, 27-24, 3 minuti e 33 secondi a termine. Ora è Mark Marvey marcato da Borini, c'è però un fallo subito da Branch ad opera di Wilson. Secondo fallo per la guardia di coach Lambruschi, scusate, terzo il fallo di Wilson. Evidentemente sì, ci sono delle difficoltà oggettive per Ragusa nel cercare di arginare l'attacco fabrianese. Ci sono già Wilson e Debs con 3 penalità e Pigliafreddo addirittura con 4 falli. Branch comunque ora va a mettere a segno il primo tiro libero, terzo punto per lui. Sta per partire anche la seconda parabola, parabola altissima, segno anche questa, 4 punti per Branch, di nuovo più 5 per Gazzara, 29-24. Borini supera la metà campo, sempre marcato a uomo da Mark Marvey, cerca e trova il cambio, il blocco di Bonsignori, poi serve invece Donato Avenia, scusate, il blocco era di Masper, da Avenia lo stesso Borini, Borini trova, serve Bonsignori che aveva servito sotto per Wilson che aveva cercato un canestro al volo, subendo però il fallo del numero 9 Johnny Branch, primo fallo quindi anche per il folletto della Zara. Wilson usufruirà quindi di due tiri liberi e Bucci nel frattempo si è tolto la giacca, comincia a scaldarsi anche l'allenatore fabrianese,
dopo, mentre continua anche le cure su Andrea Forti. Ora va per partire il secondo tiro libero di Wilson, entrambi sono degli assegno, 11 punti quindi anche per Derry Wilson. E ora è Mark Marvey di nuovo con la sfera tra le mani in palleggio, uomo di nuovo per, anche per Ragusa. Ora è Branch che ha ricevuto da Marvey, scambiato con Lear che ha cercato la penetrazione ma ha dato a subire, però anche entrando il canesco ha subito il fallo del numero 15 Cristiano Masper, primo fallo per lui. Ci saranno due tiri anche per Geoff Lear. 29-26 il punteggio, 2 minuti e 50 secondi a termine del primo tempo dell'incontro, di questo incontro della 18esima giornata del campionato di Serie 2 di pallacanestro tra Fabriano e Zara, tra Zara Fabriano e Popolare Ragusa. Continuano con, nel frattempo, gli errori della lunetta, anche se Lear ha messo a segno il secondo tiro libero in contropiede. Wilson sulla, dalla rimessa è andato a mettere a segno il 13esimo punto personale. Dicevamo che Fabriano sta sicuramente tirando con grossa precisione dalla lunetta, bisognerà cercare di mettere a posto la mira. Comunque ora da Lear a Benini, è andato a tiro da 3 punti, rimbalzo, tiro sbagliato, rimbalzo le mani di Burini, da Burini a Wilson che si ferma, resta il tiro di Wilson sbagliato, rimbalzo però dello stesso Burini che ha cercato di servire a Wilson ma ha perso il pallone. Lì lancia il contropiede con Benini, su Benini c'è Avenia e Benini si ferma. Ora è Marvey a... con il palleggio, serve Branch, da Branch a Cambridge, su Cambridge c'è Bonsignori, da Bonsignori a Marvey che è libero, può andare al tiro da 3 punti. Mark Marvey, tiro non va, rimbalza però di Dexter Cambridge. Ora Branch ancora al tiro da 3 punti per Fabriano e Branch, mamma mia, Branch trova la bomba, 7 punti per Johnny Branch, 33-28, prima bomba per Johnny Branch, 7 punti per lui. E ora Avenia che è in palleggio, blocco di Masper, palla a Burini, da Burini a Bonsignori. Bonsignori serve Wilson, da Wilson a Masper che finta il tiro da 3 e non sa cosa fare Masper con il pallone tra le mani. Alla fine scambia con Avenia, 4 secondi per andare al tiro, effetto in questo momento Masper che masciato solo trova il canestro, primi 2 punti anche per Masper, più 3 per Razzara, 1 minuto e 15 secondi a termine. Ora è Marvey dopo lo scambio con Benini, da Marvey a Johnny Branch, su Branch c'è Burini. Branch cercava di chiamare Lear, Lear si muove però c'è il passaggio ora per Marvey, da Marvey a Benini, cura Lear che serve un bel assist per Dexter Cambridge che subisce forse il fallo di Monsignori ma comunque riesce a mettere a segno un canestro importante, 13 punti anche per pivot delle Bahamas. Più 5, 45 secondi al termine del primo tempo. Ora da Burini a Masper, Masper ancora con il pallone delle mani, serve lo stesso Burini, Burini su di lui c'è Branch, da Bonsignori poi per Masper, è andato a tiro da 3 punti, scusa, da Veni a Masper, è andato a tiro da 3 punti, tiro abbondantemente sbagliato. C'è il time out chiamato dalla Zara Fabriano Basket, da coach Bucci, quando mancano 29 secondi e al termine del primo tempo. Noi approfittiamo della pausa per dare uno sguardo alle statistiche tenute da Angelo Campioni. Dunque Ragusa sta tirando con un 11 su 24 al tiro da 2 e un 2 su 11 al tiro da 3, mentre dalla linea i siciliani hanno anche loro un modesto 2 su 5. Fabriano invece risponde con 9 su 17 al tiro da 2, 2 su 6 oltre la linea dei 6-25 e un 11 su 18 dalla linea del tiro libero. Tutto, ora le due formazioni dovrebbero essere pronte per entrare in campo, quantomeno Ragusa, mentre coach Bucci vediamo che sta dando le ultime istruzioni per l'ultimo tiro probabilmente di questo primo tempo con la sua ormai tradizionale la magnetta. Coach Alberto Bucci sta dando le ultime direttive ai suoi giocatori, in particolare un occhio di riguardo c'era per Marvey che avrà il compito di portare, di imbastire il gioco della formazione Cartaglia.
La rimessa viene effettuata da Mimmo Morena per Branch. È Branch comunque a superare la metà campo. Su di lui c'è Burini. Zona invece per Ragusa. 15 secondi a termine. Ultimo tiro per Fabriano, ora con Branch che mantiene il possesso di palla. C'è il blocco di Cambridge. Da Cambridge a da Branch lì, a tiro da tre alla fine di Johnny Branch che trova la bomba proprio allo scadere. Johnny Branch, 10 punti per lui. E schema vincente quindi quello di Alberto Bucci. Secondo tempo tra Zara Fabriano Basket e Banca Popolare Ragusa. Primo tempo si è concluso con il punteggio di 38-30. Con Fabriano che proprio all'ultimo secondo ha trovato una bomba con Johnny Branch che l'ha permesso di chiudere in vantaggio di 8 punti la prima frazione. Vediamo ora i quintetti schierati dai due coach, con Ragusa che si presenta via con Masper e Donato Avenia, Brand Epps, numero 14 il comunitario Regic Milan e poi Masper. Fabriano risponde con Bucknell, Branch, Benini, Cambridge e Lia. Stesso quintetto del primo tempo quindi per Fabriano. Fabriano che ha cominciato questa seconda parte di gara con una zona e subito ha cercato il canestro facile sotto con prima con Masper la Ragusa. Ora è andato a segno lo stesso Masper, quindi i primi due punti del secondo tempo proprio per Ragusa, 38-32. Ora è Fabriano in avanti con Cambridge che va a appoggiare al tabellone anche i primi due punti per lui di questo secondo tempo. 15 punti quindi per pivot delle Bahamas. E ora di nuovo Wilson scambia con Masper, da Masper a Taranzis, poi ancora Wilson, qui si scambia con lo stesso Tapanzis. E il tiro da tre di Avenia, si infrange sul ferro, il rimbalzo è di Cambridge. Quindi Fabriano riparte ora con lo schema numero 5 chiamato da Johnny Branch. Su di lui c'è Regic, comunitario greco di Ragusa. Scambia con Benini, da Benini a Lear. Lear cerca Branch, non riesce a trovarlo e quindi ci sarà una rimessa in zona difensiva per Fabriano, già effettuata con Wilson che ha servito Regic, poi ora Avenia scambia con Wilson, da Wilson Regic che è andato al tiro da tre punti, parabola altissima e bomba vincente di Miral Regic. Primi tre punti per Regic, quindi, che non era stato schierato da Lambruschi nel primo tempo. 40-34, due minuti disputati in questo secondo tempo. Ora da Branch a Bucknell. Bucknell serve Geoff Lear. Lear ancora per Branch. In post basso per Cambridge. Marcato da Avenia. Cambridge si gira, cerca il tiro ma sbaglia e rimbalzo è di Wilson che ha già superato la metà campo. Cambia con Tapanzis, da Tapanzis Avenia, nuova bomba per Ragusa, sbagliata però questa volta. Rimbalzo nelle mani di Bucknell e Fabriano può ripartire. Una partita fino a questo momento che si è dimostrata abbastanza equilibrata, senza particolari break né dall'una né dall'altra parte. Solo alla fine Fabriano è riuscita a prendere 8 lunghezze di distacco. Ma durante tutto il primo tempo le due formazioni si erano alternate nella conduzione dell'incontro, sempre con 1, 2, massimo 3 punti di vantaggio. Fabriano ora soffrirà di una rimessa per il fallo di primo fallo di questo secondo tempo di Ragusa. E ora è Lear che va al tiro dentro l'area. Bel canestro per Lear, primi due punti per lui in questo secondo tempo per Geoff Lear. Ora Avenia sotto canestro va a subire il fallo di Cambridge mettendo anche a segno, quindi primi due punti anche per Donato Avenia in questo secondo tempo. 4 punti per lui fino a questo momento. Secondo fallo invece per
Dexter Cambridge, 42-37 il punteggio, 3 minuti di gioco esatti giocati fino a questo momento nella seconda frazione di questo incontro della 18esima giornata di Serie A2 di pallacanestro. A segno il tiro libero di Donato Avenia. Più 4, dimezzato il vantaggio iniziale dalla Popolare Ragusa. Branch serve Rear. Rear scambia con lo stesso Branch. Da Branch a Steve Bucknell. Bucknell che il gioco viene interrotto. Bucknell ha subito l'infrazione di Masper. Secondo fallo per Masper. Ci sarà una rimessa in zona offensiva per Fabriano. Come al solito si incarica di rimettere in gioco il pallone Steve Bucknell. Da Bucknell a Branch. Su Branch c'è Tapansis. Schema pugno chiuso per Fabriano. Branch serve fuori Bucknell. Marknall in palleggio, si ferma, scarica fuori per Benini, tiro da tre di Benini, la bomba non va, il rimbalzo è di Brand Epps. Quindi riparte Ragusa, che ha ora l'occasione di farsi ancora sotto. Da Epps a Avenia. Avenia serve ora Tapansis. Da Tapansis a Wilson. Wilson per Avenia, il tiro di Avenia è sbagliato, ma il rimbalzo in attacco è di Brand Epps, che sotto canestro ha messo a segno, ha subito anche il fallo. Undicesimo punto quindi per Brand Epps. Primo fallo del secondo tempo, secondo per Geoff Rear. Time out chiamato da coach Bucci. Allora Massimo, siamo partiti con Zara in vantaggio di 8 punti, ora ci ritroviamo con solo più 2, 42-40. Più o meno quello che è successo nei primi due minuti del primo tempo, uguale, che in attacco non abbiamo la tranquillità giusta per poter dare i palloni agli uomini giusti. In più occasioni, su quel triangolo di passaggi che c'è stato tra l'esterno Lear e Cambridge dentro l'area, su Cambridge in questo momento c'era Avenia, che sicuramente dà qualche centimetro e qualche chilo di differenza. Di conseguenza, su quel triangolo lì, se chiudiamo il triangolo con il passaggio a Cambridge sotto, per un tiro sotto come è stato fatto anche il primo tempo, loro magari riescono a fare qualche fallo e noi facciamo anche qualche canestro. Bisogna avere pazienza però. E in difesa, se difendiamo a zona, che è questo tipo zona, matchup, però dobbiamo parlare di più in difesa, perché poi tutti e cinque devono essere collegati i difensori, perché se poi uno si perde un attimo l'uomo, becchiamo canestro da sotto. Perciò in difesa molta più attenzione e in attacco molta più attenzione. Dobbiamo prendere assolutamente il rimbalzo in attacco, perché poi dopo rischiamo come ora di prendere fallo e subire canestro. E in attacco più pazienza nelle trame offensive, in maniera tale che poi con dei triangoli di passaggi possiamo anche dar la palla. Ecco, questo è un buon fallo, per esempio, nonostante un attimo di difficoltà nella fase offensiva. Però dobbiamo guardare di più Cambridge, perché Cambridge è sicuramente l'uomo in questo momento più importante, perché su lì c'è Dubs, che è grande e grosso. Sul Cambridge c'è semplicemente Avenia. Ok, quindi si riparte ora con Steve Bucknell dopo il fallo commesso da Masper sullo stesso Bucknell. Bucknell ha servito Geoff Rear. Rear a Benini, Cambridge è libero e sotto canestro, però sbaglia un canestro facile Cambridge. Peccato, se era liberato sotto canestro come anticipato da Massimo Cerini. E Avenia ora in attacco commette infrazione di passi, quindi fortunatamente non c'è stato niente di fatto per Ragusa. Fortunatamente per Fabriano naturalmente, mentre Lazzara è ora in vantaggio di un solo punto. 42-41, 15 minuti e 20 secondi al termine dell'incontro. Johnny Branch scambia con Benini, su Benini c'è Wilson, da Benini a Bucknell, ora Bucknell per Geoff Rear. Rear tenta la penetrazione, scarica fuori, un passaggio sbagliato per Bucknell, palla recuperata da Masper, contropiede, Benini cerca di intervenire su Wilson, non ci riesce, alla fine Tapanzi riesce a recuperare il pallone, serve Wilson, libera tre punti, la bomba di Wilson. 16 punti per Wilson e c'è il primo vantaggio di Ragusa in questo secondo tempo, 42-44.
dopo un alla fine del primo tempo Fabriano era in vantaggio di 8 punti, ora invece la Banca Popolare Ragusa che guida l'incontro, 2 punti. Branch ha cercato il tiro da 3, ma il rimbalzo sul tiro sbagliato è di Cambridge, quindi nuovo tentativo in attacco a disposizione per gli uomini di coach Bucci. Branch di nuovo in possesso di palla con Cambridge, che nel frattempo è andato a subire il fallo di Donato Avenia. Donato Avenia commette il secondo fallo. La scelta di Avenia su Cambridge è stata probabilmente determinata dai problemi di falli della Banca Popolare Ragusa, e infatti ricordiamo che a parte il terzo fallo appena commesso da Masper per la formazione di Gambruschi, ci sono Pigliafreddo con 4 penalità e Debs con 3, quindi problemi di falli sotto canestro per la Popolare Ragusa. Rimessa già effettuata, ora è Branch che è in possesso della sfera, serve Buckner che si gira in aria, un bellissimo appoggio al canestro in girata di Steve Bucknell. 7 punti quindi per Buckner fino a questo momento, parità 44-44. Wilson ora con in palleggio. Wilson serve Tapansis, da Tapansis a Avenia. Avenia scambia con Masper, marcato da Morena che è entrato adesso a prendere di Geoff Rear, e c'è di nuovo un'infrazione di passi, palla persa di nuovo per Ragusa in attacco. Ci sarà una rimessa invece per Fabriano, di cui si incarica Mimmo Morena, che effettua in questo momento per Mark Marvey. Mark Marvey che supera la metà campo per il play di Boston, un ritorno a Fabriano questo di oggi. Ora Mimmo Morena con un lob andato a cercare Dexter Cambridge, che ha subito il fallo di Masper, e quarto fallo anche per Cristiano Masper. Quarto fallo per Masper e quarto fallo anche, ricordiamo, per Pigliafreddo che è seduto in panchina. Problemi di falli, quindi lo diciamo ancora una volta per Ragusa. E questa forse è la soluzione, come giustamente suggeriva Massimo Cerini, per cercare di prendere un vantaggio su Ragusa, anche se Fabriano continua a sbagliare dalla linea del tiro libero. Nel primo tempo Fabriano ha avuto un misero 11 su 19 al tiro libero, dai tiri liberi, scusate, 11 su 18. 11 su 19 era con il primo tiro sbagliato da Cambridge. Ora Cambridge che mette a segno il secondo tiro libero, comunque 6 su 12 per Dexter Cambridge tiro liberi, come giustamente ci ricorda Angelo Campioni che sta tenendo per noi le statistiche. Avenia sotto canestro cerca di girarsi, fortunatamente riesce a servire Masper, su cui c'è il fallo di Mimmo Morena, anzi no, vediamo che il fallo è stato attribuito a Johnny Branch, secondo fallo per Johnny, e Masper usufruirà di 2 tiri dalla linea dei tiri liberi. 45-44, più 1 per Razzara, 13 minuti e 22 secondi a termine dell'incontro. Va a segno il primo tentativo di Masper. Vediamo, Cristiano è pronto anche per la seconda parabola, realizzata anche questa. 6 punti quindi per Masper, di nuovo più uno per la Banca Popolare Ragusa, quindi massimo equilibrio ancora una volta tra le due formazioni. Ora è Cambridge che scambia con Johnny Branch, da Branch a Mark Marvey. Marvin scambia ancora con Branch, ora per Cambridge, da Cambridge a Steve Bucknell. Vediamo che la zona di Ragusa arrangiata al tiro da 3 punti, mamma mia, Branch, lui sì, 3 punti per lui, 13 punti per Johnny Branch, più 2 per Fabriano, 48-46. Ora Masper anche lui libero a tentativo dall'arco di 6-25, rimbalzo con un po' di difficoltà, era prima di Mark Marvey che ora ha recuperato il pallone dopo l'intervento di Cambridge e di Johnny Branch, e il contropiede sul contropiede di Marvey c'è stato il fallo fischiato, ha fischiato il numero 8 Avenia, Donato Avenia, terzo fallo anche per lui. Mark Marvey che è andato a prima recuperare un bel rimbalzo, aiutato anche dai compagni di squadra Cambridge e Johnny Branch, e poi ha lanciato questo contropiede su cui c'è stata questa nuova penalità di Ragusa.
Ora è Steve Buckner che scambia con Morena, da Morena lo stesso Branch. Branch scambia con Marvey, fuori su di lui c'è Wilson. Ora per Buckner, scambiato poi lo stesso Marvey, ora Branch che entra in area, la penetrazione di Johnny Branch che va a subire un nuovo fallo. Si sta avendo evidentemente successo il tentativo di Fabriano di caricare di falli i giocatori di Ragusa che hanno già commesso 7 penalità in questo secondo tempo, solo 8 minuti giocati, già esaurito il bonus quindi per Ragusa. E ora è Branch in lunetta per 2 tentativi. Il fallo era di Tapansis, prima penalità comunque per lui. E continua a sbagliare la Zara dalla linea, proprio oggi non ci siamo con la precisione dalla lunetta. Comunque ora parte la seconda parabola, segno questa volta, 14 punti per Branch, riparte con Tapansis la Banca Popolare Ragusa, su di lui a uomo questa volta c'è Branch, da Branch ancora a Wilson, scusate, da Tapansis a Wilson che ha scambiato poi con Debs, Debs a Wilson che sotto canestro, nonostante l'altezza è riuscito a girarsi, a poggiare a canestro con due punti, 18 punti quindi per Wilson. Morena finta a tiro da 3 e poi commette infrazione di passi. Palla persa dunque per Fabriano, 49-48 il punteggio, poco più di 8 minuti giocati in questo secondo tempo. Avegna che rimette in gioco la sfera, ora nelle mani di Milan Tapansis che ha superato la metà campo. Cambia con Wilson, Wilson marcato da Marvey, buona la finta di Wilson ma perde poi il pallone e riparte Mark Marvey, su cui c'è il fallo però dello stesso Wilson. Quarto fallo anche per Wilson e ci saranno 2 tiri per Mark Marvey e evidentemente sono troppe le penalità dei giocatori di coach Lambruschi. Ricordiamo con 4 falli ci sono già 3 giocatori, ovvero Daryl Wilson, Werther Pigliafreddo e Cristiano Masper. Ora Marvey va al tiro dalla linea e sbaglia anche lui. Proprio non ci siamo in questo incontro questa volta per Fabriano dalla linea. Seconda parabola, fuori anche questa e rimbalzo di Debs. Ora di nuovo Tapansis che spinge in avanti Ragusa mentre Cassi è pronto sul blocco della Lega per prendere il posto probabilmente di Wilson. Debs con posizione di post basso marcato da Morena che va a trovare un gran bel canestro per Brent Debs. 14 punti per lui, 49-50, vantaggio minimo di Ragusa, 11 minuti e 5 secondi al termine dell'incontro. Lob cercato da Branch per Dexter Cambridge ma c'è stato l'intervento di Donato Avegna in difesa, quindi ci sarà una rimessa in fase offensiva per in zona d'attacco per Fabriano. Si incarica della rimessa in gioco Buckner che serve proprio sotto canestro, Dexter Cambridge che può tranquillamente appoggiare al tabellone, quindi di nuovo in vantaggio la Zara, 51-50. Sempre Tapansis marcato da Branch, si ferma, va al tiro e il pallone un po' gironzola sul ferro e poi alla fine entra. 5 punti anche per Milan Tapansis. Ora è Mark Marvey, cerca e trova il blocco di Mimmo Morena. Marvey serve Branch, da Branch passaggio cercato per Morena ma l'intervento ottimo di Debs, quindi può ripartire Ragusa con lo stesso Tapansis che ha già superato la metà campo. Tapansis serve Brent Debs marcato da Morena, Debs si gira fine 30, un tiro difficile, lo sbaglia, il rimbalzo era quasi conquistato da Cristiano Masper ma evidentemente gli arbitri assegnano la rimessa a Ragusa, probabilmente c'era stato un tocco anche di Mark Marvey, quindi sarà una rimessa in zona d'attacco per Ragusa, 51-52 il punteggio. Avenia probabilmente rimetterà in gioco la sfera,
mentre si prepara ad entrare sul parquet Geoff Rear. E lo fa proprio in questo momento sostituendo Morena. Avenias è ora pronto per la rimessa in gioco, la effettua in questo momento per Cassì, da Cassì a Tapansis. Cassì che ha preso il posto di Wilson come preannunciato. Da Tapansis ora a Debs che cerca di girarsi, non ci riesce, quindi scarica fuori per Cassì. Su Cassì c'è Malvi, ora Cassì serve fuori Masper che era lasciato solo, commette pressione di passi forse Masper, ma gli abri non fischiano, comunque il tiro è fuori, il rimbalzo nelle mani di Dexter Cambridge. E ora Fabriano in avanti con Cambridge che ha ricevuto da Bucknell. Cambridge aveva poi cercato Geoff Rear, gli arbitri vedono però un'infrazione in attacco di Geoff Rear su Donato Avenia. Terza penalità per Rear, palla persa invece per Fabriano, 51-52 il punteggio, sempre un punteggio basso per le due formazioni. 9 minuti e 30 secondi al termine. Ora Tapansis che scambia con Cassì, da Cassì ora Debs per Tapansis in penetrazione, facile canestro del comunitario di coach Gambruschi, settimo punto per lui. Si è rivelata buona sicuramente la scelta di Gambruschi di dare fiducia a Milan Rerich Tapansis in questo secondo tempo al posto di Burini in quintetto. Infatti Tapansis ha preso il posto di Enrico Burini. Ora Malvi ha servito sotto un bel pallone per Cambridge che di nuovo in avvicinamento a canestro va a mettere a segno due punti, 20 punti per Dexter Cambridge e di nuovo meno uno per Gazzara, 53-54. Ora Ragusa come in attacco, da Tapansis a Avenia subisce il fallo di Steve Bucknell, quarto fallo per il professore della Zara. Ci sarà una rimessa però per Ragusa, già che Fabriano non ha ancora esaurito il bonus, al contrario di Ragusa. Sempre il comunitario di Gambruschi che ora scambia con Avenia marcato da Geoff Rear. Avenia in avvicinamento a canestro, va a cercare la retina, non la trova, il rimbalzo era di Masper che subisce il fallo, vediamo, è stato forse toccato agli occhi. Il fallo è stato di Dexter Cambridge, terzo fallo per lui. Vediamo che Masper comunque è pronto per tirare dalla lunetta, nulla di grave quindi per lui, tanto un tocco fortuito agli occhi da parte di Cambridge probabilmente. Due tiri quindi per Ragusa che sta tirando con 6 su 9 tiri liberi fino a questo momento, come ci segnalano le statistiche tenute da Angelo Campioni per noi. Fuori comunque questo tiro libero, anche Ragusa continua a sbagliare dalla linea. Pronto Masper per il secondo tentativo, fuori anche questo, va a cercare il rimbalzo Masper, non lo trova, pallone arpinato da Cambridge che scambia poi con Mark Marvey che supera la metà campo. Marvey ora serve Branch, da Branch a Dexter Cambridge, fuori dall'arco 6-25 ancora per Marvey, marcato da Cassì. Marvey ancora per Steve Bucknell che si gira in avvicinamento a canestro, scarica fuori per Cambridge, finta tiro da tre, poi invece palleggia, ancora serve il professore che va a trovare dentro l'area un bel canestro. Nove punti fino a questo momento diciamo per Steve Bucknell, 4 punti nella ripresa per il professore. E Ragusa di nuovo in avanti, più uno invece per Lazzara. Si alternano ora con frequenza le due formazioni nella conduzione dell'incontro. Ora sotto Cassì va ad appoggiare al tabellone, però non trova il canestro, il rimbalzo è comunque d'attacco nelle mani di Masper che può facilmente realizzare due punti e riportare di nuovo avanti Ragusa. 55-56 quindi. Bucknell ha ricevuto da Mark Marvey, ora scambia con Geoff Rear, da Rear a Johnny Branch. Branch in palleggio, marcato da Tapanzi, scambia ora con Bucknell, da Bucknell ancora lo stesso Branch fuori per Marvey. Fabriano in difficoltà nell'imbastire le azioni di attacco, ancora Bucknell, un'azione fotocopia della precedente, però questa volta il tiro di Bucknell si infrange sul ferro, il contropiede di Ragusa con Cassì che scambia ancora con Masper in post basso,
Ragusa comunque si ferma, serve Avenia, da Avenia a Debs, Fabriano che di nuovo passata a zona, c'è stato il rimbalzo di nuovo in attacco però di Masper, secondo rimbalzo in attacco consecutivo per il pivot di Lambruschi, e Bucci si sta scaldando in panchina e quindi fa di nuovo sedere sul blocco della Lega Morena, mentre sbagliato il tentativo di Debs, però il rimbalzo d'attacco ancora sbagliato da parte di, dicevamo, rimbalzo sbagliato da Fabriano, la palla era finita nelle mani di Avenia che ha però commesso infrazione di passi, Bucci sostituisce Cambridge con Morena, bisogna stare attenti sotto canestro a non concedere troppi rimbalzi alla popolare Ragusa. Comunque ora si riparte con un tentativo, con una rimessa effettuata da Geoff Rear, 55 a 56 per Ragusa, 6 minuti e 19 secondi a termine, ora è Morena che ha ricevuto da Branch, Morena serve Marvey, vediamo, c'è un fischio arbitrale, questa volta è stato frazione di Tapansis, Nilan Regic Tapansis. E ci saranno due tiri liberi per Branch, mentre ritorna in campo Daryl Wilson al posto di Cassie. Wilson che ha 4 penalità a suo danno. Branch invece pronto per i tiri dalla lunetta. Realizza il primo tentativo Johnny. 15 punti per lui fino a questo momento. Parità quindi per Fabriano, 56-56, e nuovo tiro libero realizzato da Johnny Branch, più uno di nuovo per Lazzara, ma spero l'ha scambiato con Mila Tapansis che continua a mantenere in mano le redini del gioco di Ragusa al posto di Burini. Ora scambiato con Masper, poi sotto per Debs, Debs è riuscito a servire Wilson sotto canestro, Wilson non trova il canestro ma comunque c'è il fallo di Mimmo Morena, quindi ci saranno due tiri liberi per Derry Wilson, terzo fallo invece per Morena, 57 a 56, e Fabriano conduce di un solo punto ma ancora nelle mani di Wilson ci sono possibilità per andare, per portare il nuovo Ragusa in vantaggio, pareggio infatti con questo tiro libero, secondo tentativo di Wilson a segno, quindi di nuovo più uno per Ragusa, 21 punti per Wilson che è il miglior realizzatore dell'incontro fino a questo momento. Ora Branch che ha ricevuto da Morena, Branch serve Geoff Rear, Rear cerca un compagno, poi invece alla fine decide di tentare l'azione personale, cercava di appoggiare a canestro, non ci riesce, il pallone è stato recuperato da Brand Epps. Riparte di nuovo Ragusa, mentre Cambridge è pronto per ritornare sul parquet. Le statistiche intanto vedono Fabriano tirare con un 15 su 28 al tiro da 2, mentre Ragusa risponde con 19 su 38, mentre da Garco 6 a 25, 4 su 1 tentativi, 4 tiri realizzati da Fabriano su 11 tentativi. Mentre Dabs ha messo a segno un canestro da sotto, diciamo, 4 tentativi, 4 tiri liberi, 4 tiri da 3 realizzati per Fabriano su 11 tentativi e 4 realizzati da Ragusa su 17 tentativi. Ringraziamo Angelo Campioni ancora una volta per le statistiche. Tentativo da 3 punti di Steve Bucknell non va, e Ragusa può ripartire di nuovo, più 3 ora per Ragusa. Un po' di problemi in attacco per Fabriano in questo momento. Bucci chiama time out mentre c'è il fallo di Marvey. Allora Massimo, qualche problema di troppo in attacco in questi frangenti? Io credo che noi pensavamo al fatto dei falli loro, era solo una caricata di falli, questa era una cosa molto positiva per noi, ma poi se alla fine la palla non va dentro il buco facciamo fatica anche a stare avanti nel punteggio. In questo momento loro stanno giocando meglio in attacco e piuttosto in difesa, nonostante hanno più difficoltà di noi riguardo i falli. Dex ha sbagliato 2 o 3 situazioni, Jeff ha fatto un tiro che effettivamente era un tiro un po' moscio, sicuramente non si è né guadagnato il fallo né
ha dato la possibilità ai compagni di poter andare all'imbalzo, eccetera. Questi ultimi 5 minuti sono i 5 minuti più importanti di tutta la partita con questo punteggio qui, e la concentrazione deve essere massima, perché poi per una pochissima cosa puoi anche fare in negativo tutto il lavoro dei 40 minuti. Mentre Wilson è di nuovo pronto per la lunetta, scusi, dici Massimo? Sicuramente noi ero in una lunetta, abbiamo fatti troppi. Speriamo che comincino anche loro adesso, dal momento che hanno la possibilità di tirare i tiri liberi. Wilson a metà ha seguito, diciamo così, il suggerimento di Massimo Cerini, un tentativo infatti sbagliato da Wilson, 22 punti comunque per lui, più 4 per Ragusa. Invece Malvi ha servito Branch, ora per Steve Buckner, da Buckner a Morena. Morena prova l'acrobazia, poi va a cercare il rimbalzo, non la trova sul tiro sbagliato dallo stesso Mimmo, e quindi Ragusa di nuovo in attacco. 4 minuti e 17 secondi al termine della partita. Ragusa che è in vantaggio ora di 4 lunghezze, con Tapansis che serve Debs, che finta il tiro da 3 punti e commette infrazione di passi, palla persa quindi per Ragusa. Mentre ritorna sul campo Geoffrey al posto di Morena. Rear si incarica della rimessa in gioco a favore di Mark Marvey. Marvey supera la metà campo marcato da Wilson, uomo per Ragusa, quindi da Marvey a Cambridge, poi Cambridge ha scambiato con Buckner, da Buckner a Rear ancora per Cambridge, Cambridge sotto in post basso per lo stesso Buckner, Buckner ora fuori per Marvey, che è andato in penetrazione, ha servito Buckner, lasciato solo, che è andato a schiacciare, mamma mia Buckner, gran canestro di Steve Buckner, 59-61 per Gazzara, schiacciata del professore, 11 punti per lui, quindi va in doppia cifra anche Steve Buckner. E Ragusa però ora in possesso della sfera, 59-61. E Debs che ha servito Wilson, blocco di Wilson, Debs finta il tiro, serve Tapansis, penetrazione vincente dello stesso Greco, 9 punti per Tapansis. E ora Marvey scambia con Bucknell, Bucknell ancora per Marvey, schema numero 5 per Fabriano, da Marvey a Branch, c'è il blocco di Cambridge, Branch si libera il tiro a 3, poi invece serve lo stesso Cambridge che scarica dall'altra parte per Steve Buckner, che nella stessa azione di prima entra in area e mette a segno un bel canestro subendo anche il fallo. Si è svegliato Steve Buckner, ha subito il fallo del numero 15 Masper, che ha commesso il quinto fallo. C'è timeout chiamato da Ragusa, quindi Fabriano si è riportata sotto di 2 punti, ora ci sarà un tiro libero. Evidentemente il timeout chiamato da Bucci ha avuto i suoi effetti. Massimo, cosa ne pensi? Sicuramente, anche perché credo che non è abbastanza in questo momento intenzione, di conseguenza avrà dato indicazioni più giuste. Adesso dobbiamo affondare la seconda nave, qui ci sono altre 2 persone che hanno 4 falli e su tutti Wilson. Se noi riusciamo a giocare uno contro uno con lui per portare la palla da fuori a dentro, in palleggio, in penetrazione, magari una palla scaricata su Buckner come ha fatto prima Malvey, o un'altra iniziativa individuale, riusciamo a trovarla con un fallo, con canestro buono e un tiro libero. Perciò dobbiamo soltanto giocare cambiando più volte fronte e provare a giocare uno contro uno per andare dentro, o con la palla sul lungo o con la palla sull'esterno. Sono pronte ora le 2 formazioni per ritornare sul parquet. Ci sarà un tiro libero per Steve Buckner quando mancano 2 minuti e 52 secondi a termine di questo incontro. 61-63 per Ragusa. Si prepara Buckner per il tiro libero. Realizzato. 14 punti per Steve. Meno 1 per Gazzara. Ora è Wilson in possesso di palla. Wilson che ha servito Debs, da Debs ha donato Avenia ha scambiato con Bonsignori, che è entrato sul parquet dopo
Time out da Venia per Tapanzi. Tapanzi sta ancora in penetrazione, sempre lui, rimbalzo catturato da Johnny Branch, in contropiede parte Fabriano con lo stesso Branch. Branch cerca lì, non lo trova, l'ultimo a colpire il pallone prima di uscire in gioco è stato Cambridge, quindi ci sarà una rimessa in zona difensiva per Ragusa. Azione sprecata dunque per Fabriano, Ragusa può ripartire. 2 minuti e 20 secondi al termine, sempre Tapanzis continua a dargli fiducia a coach Lambruschi, marcato da Branch, si libera Venia, riceve in questo momento su di lui c'è Bucknell, da Venia a Bonsignori, Bonsignori cerca Debs, alla fine invece serve Tapanzis, Tapanzis ora è fuori ancora per Avenia, da Avenia Debs, c'è stato però l'intervento di Gioffrey che è andato a interrompere la trama offensiva di Ragusa. 7 secondi per andare al tiro, si incarica della rimessa Wilson, l'ha effetto in questo momento per Avenia, Avenia marcato da Bucknell, serve Bonsignori. Sta per finire il tempo regolamentare, però c'è stato una, vediamo, c'è un po' di confusione sul parquet, sì, è finito il tempo, sono scaduti 30 secondi e quindi ci sarà una rimessa per Fabriano. 1 minuto e 52, nuovo timeout chiamato da Lambruschi. Allora, meno uno massimo, ora palla per Fabriano, sono in questi momenti caldi, cosa ci dici? Ma secondo me Johnny doveva andare a tirare su quel contropiede, forse era la cosa migliore, non passare la palla dentro l'area, lui era già dentro l'area, di conseguenza lì sicuramente un fallo sorprendeva. Comunque, a prescindere da questo, abbiamo 4 azioni da giocarci, teoricamente. Dobbiamo giocare in attacco fino al limite e riuscire, come ho detto prima, a prendere un fallo e fare un canestro. Questo lo possiamo fare o con Bucknell in questo momento o con Cambridge. Anche con Lee, soltanto che se Lee porta molto fuori Dubs abbiamo più possibilità di giocare dentro l'area con Cambridge. Viceversa troveremo più difficoltà perché Dubs è molto più tosto e molto più duro dentro l'area. E poi giocare in difesa tosti come in questa ultima azione. Mentre i tifosi sospingono Fabriano, ora è Bucknell in possesso di palla, cerca Cambridge in post basso, Cambridge va a cercare un tiro molto difficile, non riesce a realizzarlo, forse c'era anche un'infrazione. Comunque può ripartire Ragusa, 1 minuto e 26 secondi a termine, più uno ancora per Ragusa. Finale caldissimo quello tra Zara e Ragusa, 62-63 il punteggio. Data Panzi sta donato a Venia, Avenia marcato da Bucknell, serve ora Bonsignori, Bonsignori per lo stesso da Panzi, va a tiro a 3 punti, però tiro abbondantemente fuori. Vediamo però che gli arbitri hanno visto un fallo di Johnny Branch su Tapanzis. Ci saranno quindi 3 tentativi dalla linea per Tapanzis, 1 minuto e 6 secondi da giocare. Però Ragusa ha l'opportunità di portarsi sul più 4. Tapanzis parte primo tiro libero, a segno. 10 punti, doppia cifra quindi per Milan Radic Tapanzis. Seconda parabola, anche essa a segno. Più 3 per Ragusa. Ora terzo tentativo, a segno anche questo. 62-66, 1 minuto da giocare. Zara che deve recuperare 4 punti. Marvey cerca Bucknell, su di lui c'è Avenia. Vediamo che c'è un fischio, vediamo cosa è stato visto questa volta. Fallo di numero 6 Bonsignori, ed è il secondo fallo per Nicola Bonsignori. Ci sarà Cambridge in lunetta per 2 tiri liberi. Continua a sbagliare Fabriano dalla linea. Secondo tentativo per Cambridge. Fabriano ha tirato con un 14 su 28 ai tiri liberi, 50%. Comunque ora è andato a segno il secondo tiro libero, 21 punti per Cambridge, mentre Ragusa può ripartire ora con Tapanzis marcato da Johnny Branch. 48 secondi a termine, supera la metà campo da Tapanzis marcato da Branch. Ora per Avenia, su Avenia c'è Bucknell, Avenia però ha servito Tapanzis,
vediamo che gli arbitri prima sembravano per dare una rimessa a Fabriano, poi invece è stata segnata la rimessa a Ragusa. Terzo time out chiamato da coach Bucci. Situazione molto difficile, Massimo, meno 3, 38 secondi da giocare. Quali sono adesso le soluzioni per Fabriano? La soluzione è che dobbiamo riuscire a far fare un tiraccio prima possibile a loro per avere più secondi per giocare noi in attacco. E un tiraccio vuol dire anche prendere il rimbalzo e andare in contropiede, però effettivamente a livello di punteggio siamo 3 punti sotto. Sicuramente loro non devono far canestro. Poi noi dobbiamo riuscire a guadagnare un fallo e a fare 2 punti, cioè vuol dire andare in lunetta. Poi giocare i restanti minuti alla pari. Questa è l'unica possibilità che abbiamo, matematicamente così, poi magari speriamo che finisca nel migliore dei modi per noi. Tocchiamo ferro. Quindi ora ci sarà una rimessa per Ragusa, si incarica di effettuarla Avenia. Tapanzis ha ricevuto la sfera, su di lui c'è sempre Branch. Da Branch a Wilson, 9 secondi per andare a tiro. Wilson raddoppiato da Cambridge. Perde il pallone Wilson, 27 secondi per andare a tiro. Fabriano deve però recuperare 3 punti. E ora Branch, da Branch a Steve Bucknell. Steve Bucknell, c'è il blocco di Cambridge. Va al tiro da 3, Steve Bucknell, la bomba non va, il rimbalzo è di Debs. E il fallo commesso da Geoff Rear. Tentativo sbagliato da 3 punti di Steve Bucknell, 17 secondi da giocare, più 3 per Ragusa che ora avrà anche 2 tiri liberi nelle mani di Debs. L'opportunità per Ragusa per portarsi sul più 5 e abbassare le speranze di Fabriano. Debs, primo tiro libero realizzato. Sono 17 punti di Brand Epps che è pronto per la seconda parabola. Sbagliata la seconda, rimbalzo catturato da Geoff Rear. Branch va al tiro da 3 punti, parabola altissima, non va, rimbalzo di Steve Bucknell in attacco che subisce il fallo di Donato Avenia. 8 secondi da giocare, quarto fallo di Avenia, ma 4 punti da recuperare per Fabriano quando mancano 8 secondi al termine dell'incontro. Bucknell soffrirà ora di 2 tiri dalla lunetta. Vediamo se riusciranno a raddrizzare la mira con questo tiro. Bucknell si riesce a mettere a segno il primo tiro libero. Ricordiamo percentuali negative di Fabriano, molto negative per Razzara dalla linea del tiro libero. Secondo tentativo ora per Steve Bucknell, sbagliato, e il rimbalzo è di Debs. Debs che tiene giustamente il pallone, 4 secondi a termine. Ragusa va ad espugnare quindi il campo di Fabriano. 64 Zara, 67 Ragusa. Vittoria per Ragusa, vittoria importantissima. Fabriano che ancora si ritrova in una situazione quindi di classifica molto difficile con questa sconfitta. Noi ricordiamo il punteggio per Fabriano: Branch 16 punti, Cambridge 21 punti, Bucknell 15 punti, Benini 2 punti, Rear 10 punti. Per Ragusa, Wilson 22 punti, Bonsignori 2 punti, Avenia 5 punti, Debs 17 punti, Pigliafreddo 2 punti, Tapanzis 12 punti, Masper 8 punti. Ringraziamo Massimo Cerini per il commento tecnico e Angelo Campioni per le statistiche. Un grazie anche a Gianluca Vernietta per cameraman Gianluca Vernietta. Qui da Massimo Marinelli è tutto, appuntamento per domenica prossima. Qui a Fabriano ci sarà Di Scena Gabriella, ma comunque Gazzara giocherà giovedì sul campo di Forlì.